Mia figlia aspetta 30 minuti, molto veloce va, a mia figlia 12 ore. Sono stata in guardiera 12 ore, sto aspettando lui 12 ore. Tantissime persone, tantissime. Grazie per tutti i paesi, tutti aiutarti per persone da Ucraina, tutti. Grazie a voi, grazie. Ma sono lasciati per niente. Lascia, per niente. Non è casa, non è soldi, non è lavoro, niente. In Ucraina? Molto bruttissima. Mia mamma lascia in Ucraina, lei abita a Irpin, Gostomel, Irpin, Bucha. Lei abita in questi piccoli paesi e lei non mi scrive 5 giorni, lei è stata in bombardata, ogni giorno bombardata, ogni giorno. E lei è stata in bunkero, finito cibo, finito acqua. Lei mi scrive che tutto morte persone. Sono stati a Polonia 4 giorni e arriviamo qua. Perché a Polonia per adesso tantissimi. Cracovia, sono stati a Cracovia per adesso tutto fu, non c'è. Io sto aspettando mia nora, 27 anni, mia figlia 16 anni, a nipotina 8 anni. Loro, come tutte altre di mie nazionali, scappano da Ucraina per causa di guerra. Loro vengono da Ucraina a Cracovia, aiutate tutti, gente, tutti i volontariati, tutti chiunque che ha dato mano, ringrazio tutti di cuore. Vengono qua, fra un paio di minuti io prendo. Qua in Palermo io sono arrivata ieri da Sardegna. Prendo mio figlio, raccolgo, vado in vostro hotel dentro Palermo città, in Cristallo, ringrazio tutti i vostri abitanti di Palermo e tutti che lavorano in Cristallo, persone per bene che mi dato mano appena ieri io ho sceso qua in Sicilia. Io ho finito, io ringrazio il cielo. Grazie di tutto, grazie di cielo ragazzi, grazie di voi. Bene, arrivate bene, mia nora, mia figlia, mia nipote. Viene gestita in una doppia modalità, cioè intanto con prioritariamente c'è la parte sanitaria, quindi la necessità di dover fare a questi cittadini un tampone, accettarne la positività o la negatività. Nel caso della positività vengono immessi nel circuito dei positivi, cioè quello che normalmente facciamo con qualsiasi cittadino positivo. Se sono negativi, allora immaginiamo di poter orientarci verso una vaccinazione. Ovviamente assieme alla struttura commissariale c'è il comune, c'è i servizi sociali, ci sono i volontari, c'è l'USMAF, c'è tutta un'organizzazione che a 360 gradi si farà carico del cittadino ucraino per quelli che sono i loro bisogni. La prima cosa che dovremo fare è attribuirgli il codice STP, cioè di straniero temporaneamente presente, per permettergli di poter accedere a tutti i servizi sanitari del sistema sanitario regionale intanto.